dobbiamo delegare al governo, dobbiamo aspettare la delega. Bene, ma il governo come intende coprire queste somme? Come farà? Creerà la solita bad company? Illuminateci voi che siete dei grandi politici a dispetto di noi poveri inesperti. La gente fuori vuole l'abolizione di Equitalia e vuole che una cosa illegittima e immorale come le more e gli aggi siano tolti. Questo è quello che vuole la gente. Ora, voi siete portavoce o siete solo quelli che scaldano la propria poltrona? Probabilmente buona parte di quest'aula è amica di Equitalia ed è amica di questi metodi che non vanno assolutamente bene. Insomma, facendo la somma di agio, more, interessi, si raggiungono dei valori che, se rapportati a dei tassi di interesse, praticamente si raggiungono dei tassi molto vicini al tasso di usura. A voi serve Equitalia per far rimanere in piedi la vostra piramide, punto e basta, non c'è nessun'altra scusa. Noi la piramide la vogliamo togliere, la vogliamo smontare, ci proviamo ogni giorno in queste aule parlamentari e andremo avanti fin quando Equitalia non verrà finalmente dismessa. Si capisce che tutto è impossibile quando si tratta di salvare la povera gente, tutto è possibile quando si tratta di salvare grandi evasori. Semplicemente leggiamo le lettere delle persone che ricevono cartelle esattoriali, dei loro figli di 7 anni che ricevono cartelle esattoriali, delle persone che guadagnano 467 euro di pensioni al mese che ricevono queste cartelle esattoriali, non possono pagare, quando i Dini, gli Amato che continuate a tutelare guadagnano 30.000, 40.000 euro di pensioni d'oro al mese. Scopriamo che Equitalia non ha mai pignorato mai uno iotta, un amico di un amico. Quali altre fesserie ci avete detto? I conflitti di interessi dell'ADE. Vi abbiamo presentato un emendamento per far sì che Equitalia andasse sotto il Ministero dell'Economia come volete voi e non sotto l'ADE, ma mai vi siete posti il problema che Befera era presidente dell'Equitalia ma era anche direttore dell'Agenzia delle Entrate, o che l'Agenzia delle Entrate avesse il 51% di Equitalia, o che l'INPS avesse il 49% di Equitalia e Equitalia gestisse i crediti. Di questi conflitti di interesse non vi è mai interessato. Presidente, sono scuse, non si vuole abolire Equitalia, punto. Nella campagna elettorale del 2012, la campagna elettorale per le primarie del PD, in un noto salotto televisivo, disse che Equitalia era figlia di Tremonti ma che aveva avuto i poteri da un decreto Visco Bersani. Bene, allora adesso questo è il momento in cui si può riparare a quell'errore, errore che ha portato anche alla morte di centinaia di cittadini italiani. Allora, ripara l'errore dove è finito il famigerato cambio di verso. Questo è il momento per cambiare verso. Vi rassicuriamo, Napolitano e la Merkel, che le riforme sono già state fatte, Presidente. Da tempo, da molto tempo, e voi oggi con questo emendamento a prima firma Causi l'avete scritto nero su bianco. Io lo dico a tutti voi, cari colleghi, chi oggi vota per questo emendamento sta commettendo un delitto politico che avrà sulla coscienza per tutto il resto della sua vita politica. È diritto di qualsiasi deputato, come hanno fatto i deputati del PD, presentare un emendamento soppressivo. È chiaro che è un diritto, però noi ci aspettiamo da un partito che si chiama democratico che questo sia aperto al dialogo e che una volta che ormai è un miracolo, una volta che arriva in aula la discussione di una proposta di legge, non si discute di un decreto come si fa sempre, di atti del governo, ci sia un dialogo aperto e si decida insieme. Noi lasciamo giudicare ai cittadini se questo comportamento non è un comportamento dittatoriale o meno. E solo uno stupido oggi qua dentro non capirebbe che noi siamo a favore di tutti i lavoratori, ma siamo contro le consulenze e gli interessi dei partiti in Equitalia. Quali interessi? Per esempio il disco per l'estate, ossia la lista degli intoccabili che mai riceveranno cartelle esattoriali da Equitalia, che invece è obbligata a disinteressarsi di loro, mentre tutti gli altri cittadini sono perennemente vessati. Noi qui stiamo portando una proposta di legge, è quello che ti abbiamo detto in campagna elettorale, ma non eravamo gli unici, altri hanno parlato in campagna elettorale dell'abolizione di Equitalia. Allora vengono alcune domande e non riesco a capire come si limiti il dibattito parlamentare su un provvedimento, su una proposta di legge fatta esclusivamente dal Movimento 5 Stelle. Questa è la seconda volta che capita. È assurdo che si propone soltanto un articolo
articolo chiedendo di abrogare, di sopprimere l'intero articolato. Questa è una cosa che, come hanno detto altri miei colleghi, vi mette davanti a una responsabilità politica. Lo so, non siete abituati alla responsabilità politica, ma è una cosa che avviene ed è una cosa che vi terranno conto. Loro chiederanno perché oggi non si è parlato della proposta di Equitalia. Questo deve essere chiaro, perché il cittadino deve poter partecipare ad ascoltare le cose che state dicendo, perché un domani dovrà capire chi sta votando. Grazie. Eliminare Equitalia, noi abbiamo proposto di metterla sotto l'Agenzia delle Entrate. Ci sono problemi di conflitti vari, nessun problema, mettiamola sotto il MEF. Così come non significa neanche lasciare a casa la metà dei dipendenti. Infatti non abbiamo fatto nessun emendamento in tal senso, non significa tornare meramente al passato, non lo trovate scritto da nessunissima parte. Prima o poi i cittadini verranno a chiedervi il conto qui intorno al Palazzo di Montecitorio. Grazie.